Presidente. Quanti tornano, ma le previsioni di questo programma, questo bilancio? Beh, noi attendiamo che il governo onori i suoi impegni. Tra gennaio e febbraio, se non arrivano da parte del governo le risorse per compensare le minori entrate o le maggiori spese, difficilmente potremmo mantenere lo stesso livello dei servizi o evitare un incremento delle tasse che noi vogliamo assolutamente scongiurare. Con questo bilancio non abbiamo fatto nessuna previsione di aumento delle tasse, perché aumentare le tasse in un'epoca di crisi economica sarebbe davvero un suicidio. Presidente, è stato detto alle forze di minoranza, sono stati effettuati tagli lineari un po' in tutti i settori, è così? Ma inevitabilmente, quando il governo ci mette nella condizione di avere 50 milioni in meno a disposizione, non possiamo che andare ad incidere su tutti i gangli. Però quello che voglio rassicurare gli abruzzesi è che da domani, dal 1° gennaio, nessuno avrà un servizio in meno, un'attenzione in meno, perché tutte le voci di spesa sono garantite per almeno 10, mediamente per almeno 10 dodicesimi, e quindi andremo avanti a offrire servizi, a spendere quello che è necessario per garantire livelli di assistenza e di sostegno soprattutto alle fasce più deboli. E voglio sperare che appunto tra gennaio, massimo a febbraio, il governo ci darà quello che manca per poter fare le opportune variazioni e i necessari appostamenti per riequilibrare le voci che in questo momento abbiamo dovuto chiudere in perdita. Inizia una nuova fase, sono arrivati i vaccini, adesso arriveranno altre dosi? Beh, certo, sui vaccini Covid, si parla del vaccino Covid, si è cominciato il 27 con questo inizio simbolico, ora stanno arrivando le prime dosi. Seguiremo diciamo di concerto con il commissario Arcuri il piano di vaccinazione, che prevede la priorità per il personale sanitario o comunque impiegato in attività legate alla sanità, perché la prima questione è mettere in sicurezza le persone che stanno quotidianamente in prima linea. L'Abruzzo in zona gialla? Dal 7 gennaio assolutamente sì, è già scaduta l'ordinanza con la quale il ministro Speranza poneva l'Abruzzo in zona arancione fino al 27 dicembre. Ora siamo in zona arancione e rossa in virtù di un decreto legge che pone tutta l'Italia nella stessa condizione. I nostri numeri sono già da zona gialla da prima di Natale, quindi, come peraltro il trend di miglioramento continua, si consolida anche in questi giorni, penso che sia assolutamente certo che il 7 gennaio possiamo riaprire in zona gialla. Intanto il 2 gennaio prosegue lo screening, quindi partirà Pescara e poi seguirà Chieti. È un'arma importante che stiamo utilizzando nella lotta al Covid, che ci ha consentito nelle province di L'Aquila e Teramo di individuare precocemente circa 500 persone che erano positive al virus e che non erano state individuate con i metodi tradizionali o classici del tampone molecolare. Quindi lo continueremo a fare anche a Pescara e a Chieti, e questo modello di andare a fare screening o su campioni selezionati o in maniera più massiva a seconda delle necessità, continueremo a riutilizzarlo periodicamente. Pensiamo ad esempio alla riapertura delle scuole, si stanno organizzando i comuni e le province anche per la riapertura delle scuole, per fare dei test sul personale e sugli studenti, in modo che anche questa riapertura possa avvenire nella cornice di maggiore sicurezza possibile. Presidente, sui ristori per autonomi e partite IVA, che cosa possiamo dire sui tempi? Quelli che abbiamo previsto noi sul fondo perduto li stiamo continuando ad erogare, li continueremo ad erogare per tutto il mese di gennaio e febbraio. Purtroppo i fondi a disposizione delle regioni per fare questi ristori, gli ultimi 30 milioni che abbiamo messo sul fondo perduto in aggiunta ai 20 esistenti che fanno dell'Abruzzo una regione, credo non ci siano altre regioni che abbiano speso di più sul fondo perduto. Se pensate che la Lombardia, che ha un PIL 20 volte superiore, ne ha messi 56, capite la dimensione dell'investimento che ha fatto la Regione, ma si tratta di soldi che solo da poche settimane sono disponibili, perché l'unica possibilità che ci ha dato il Governo di avere fondi da distribuire era legata alla riprogrammazione dei fondi europei, che significa passare, come è successo, almeno 4 mesi a fare carte, autorizzazioni, convenzioni con l'Europa e così via. Quindi questi fondi sono diventati disponibili da poche settimane, i nostri uffici stanno lavorando
alacremente, ma io credo che la partita dei ristori si debba giocare a livello nazionale, è il governo che deve garantire la tutela delle attività economiche, che deve garantire che ogni attività economica, dalle partite IVA ai commercianti, agli operai delle fabbriche, tutti quelli che vengono colpiti dalla crisi economica dovuta alla pandemia, debbano avere un paracadute che gli permetta di traguardare e ritornare poi in attività protetto rispetto alle conseguenze economiche della pandemia.